Benvenuti al quarto episodio della serie di tutorial ufficiali dedicati a Rekordbox. In questa puntata scopriremo una delle più importanti evoluzioni implementate recentemente nel software, ovvero il cloud e i nuovi piani di abbonamento messi a disposizione. Ma prima di partire con l'introduzione, vi ricordiamo di iscrivervi sulla nostra pagina YouTube e di avviare la playlist per riprodurre tutte le puntate dedicate ai tutorial di Rekordbox. Abolito definitivamente il vecchio sistema di licenze utilizzato in passato con la versione 5, Rekordbox 6 apre la strada a tre nuovi piani di abbonamento inediti: il piano free, completamente gratuito, e due piani a pagamento, il core e il creative. Partiamo dalla versione free, che ci permette di accedere alla modalità export e gestire la nostra libreria, creare playlist, editare i brani e di esportarli su dispositivi USB esterni. In sostanza, il workflow mostrato nei precedenti tutorial. Inoltre ci permette l'accesso gratuito alla modalità performance per consentire un editing alternativo delle nostre tracce. Ad oggi non abbiamo ancora trattato questa modalità, ma lo faremo nei prossimi tutorial dedicando un approfondimento specifico. Il secondo piano è il Core, un piano a pagamento che consente di controllare la versione performance tramite hardware Pioneer DJ compatibili e in alcuni casi di accedere alla modalità DVS. Ovviamente i possessori di prodotti denominati Hardware Unlock non dovranno sottoscrivere alcun abbonamento, in quanto il loro prodotto abilita gratuitamente il controllo della modalità Performance. E infine l'abbonamento che vi permette di accedere a tutte le funzioni del software, ovvero la sottoscrizione Creative, in grado di abilitare tutti i plus pack come DVS, video, Lyrics e infine la funzione che caratterizzerà questa puntata, ovvero il cloud. Troverete sul sito rekordbox.com le informazioni relative ai piani d'abbonamento disponibili e tutti gli hardware unlock device. Vi lasceremo comunque nella descrizione il link che vi consentirà di scoprire e confrontare tutti i prodotti compatibili. E ora passiamo finalmente al cloud. Il cloud rappresenta una vera e propria rivoluzione per Rekordbox. Ci permette infatti di condividere il nostro database su molteplici dispositivi. Inoltre consente di mettere in sicurezza tutta la nostra libreria da possibili danneggiamenti, furti o smarrimenti, proteggendo i nostri dati e conservandoli al sicuro nel cloud di Rekordbox. Ma come possiamo utilizzare questa funzione e quali sono i primi step? Partiamo dalla nostra finestra Export e clicchiamo sulla sezione My Page. Questo nuovo menu, presente in Rekordbox 6, ci permette di visualizzare nella prima pagina tutte le novità legate agli aggiornamenti di Rekordbox. Sarà infatti questa finestra ad annunciare possibili upgrade del software. Ricordiamoci di verificare che in alto a destra ci sia il log del nostro account. La nostra mail visualizzata servirà come conferma. A questo punto spostiamoci sulla pagina successiva, ovvero Plan. Questa finestra indica con esattezza quale sottoscrizione è attualmente attiva sul nostro account Rekordbox. Inizialmente troveremo la versione free, ma cliccando il link sarà possibile accedere al sito che ci permetterà di selezionare uno degli abbonamenti a pagamento disponibili. A questo punto, per accedere al cloud, occorre optare per il piano Creative, ricordando che per i primi 30 giorni sarà completamente gratuito. Inoltre, selezionando Check Active Device, scopriremo quanti dispositivi sono attualmente connessi al nostro account, ricordando che il limite massimo fissato per l'abbonamento Creative è di 4 device, mentre per il Core solamente 2. Una volta selezionato e attivato, passiamo alla seconda finestra del nostro menu, chiamata Library Sync, e attiviamo l'opzione di sincronizzazione. Lo step successivo sarà quello di abilitare Dropbox tramite il proprio account. Infatti, per consentire la condivisione della propria libreria in cloud e quindi di sincronizzare il nostro database, Rekordbox effettuerà due operazioni in simultanea. Inizialmente invierà i nostri metadati, quindi playlist, analisi bitgrid, queue e hot queue al server Pioneer DJ. Mentre per quanto riguarda i nostri file audio, Dropbox avrà la funzione di immagazzinare la nostra musica e saremo noi a determinare e gestire con estrema semplicità quali brani o playlist condividere nel cloud. A questo punto torniamo sulla nostra finestra Export
e verifichiamo di aver selezionato tra le nostre colonne attive il cloud. La nuvola ci indicherà con precisione lo stato attuale di condivisione cloud della nostra traccia. La nuvola piena indicherà che il nostro brano è correttamente condiviso in cloud, quindi disponibile per la riproduzione su tutti i dispositivi connessi al nostro account. La nuvola vuota indica che il nostro brano è presente nel nostro computer, ma non è stato condiviso nel cloud, pertanto non sarà possibile riprodurlo in altre periferiche. E infine la nuvola scura indica che il brano non è presente nel cloud e nemmeno nel nostro dispositivo locale, quindi non riproducibile. Rimane comunque visibile nella nostra libreria, in quanto tutte le nostre informazioni di database sono state precedentemente caricate sul server Pioneer DJ, quindi sarà sicuramente presente in un altro device. Per caricare un altro brano nel cloud sarà sufficiente cliccare il tasto destro e selezionare Cloud Library Sync e subito dopo Dropbox. A questo punto potremo optare per copiare oppure spostare i file su Dropbox. Ovviamente la copia implica una duplicazione, quindi sarà una scelta non ottimale qualora il nostro obiettivo fosse quello di risparmiare spazio sul nostro hard disk. La nuvola piena confermerà l'upload. Effettuando quindi l'accesso ad altre periferiche, potremo accedere alla nostra libreria cloud e sincronizzarla in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. E tramite l'opzione Move to Local Storage potremo spostare con facilità i nostri file, immagazzinandoli nell'archivio locale. Per ottimizzare la gestione della nostra libreria, possiamo optare anche per l'utilizzo dell'app di Recordbox, disponibile gratuitamente tramite App Store. Questa app ci consente di navigare nella nostra libreria tramite il cloud, editando brani OutKey, Cuepoint, BitGrid e addirittura aggiungere nuove playlist, il tutto con estrema facilità. Infine, questa utilissima app ci permette di visualizzare la forma d'onda dei brani tramite la nuova modalità 3-band. Per accedere al cloud dalla nostra app, dopo aver confermato la sottoscrizione Creative, clicchiamo Preferenze e successivamente selezioniamo la nostra mail. A questo punto attiviamo il Cloud Library Sync. Tornando indietro sarà possibile accedere alle nostre playlist e con lo stesso criterio potremo visualizzare facilmente la condivisione cloud dei nostri brani. Questo ci consentirà di ospitarli sul nostro dispositivo, permettendo un download oppure un upload tramite le apposite nuvole selezionabili nella barra inferiore. Inoltre, potremo utilizzare il nostro smartphone come periferica di archiviazione di massa, collegandolo via USB alla nostra console, tramite l'accesso al Pro DJ Link, oppure in Wi-Fi, a condizione che la console sia collegata a un router wireless. In alternativa al trasferimento dei brani in cloud, potremo esportare le tracce connettendo in Wi-Fi il nostro computer alla nostra app, attivando la sezione Search Mobile. Termina qui anche questa puntata. Nella prossima scopriremo finalmente la modalità Performance, la modalità che vi permette di interagire direttamente con il software Recordbox tramite il controllo dei prodotti Pioneer DJ. Un saluto da Michael Corradi e come sempre vi aspetto al prossimo tutorial. Grazie a tutti!